Non ho trovato nessuna formula giusta. Abbiamo cambiato modulo perché mancavano alcuni elementi che non stavano bene. Quindi la formula va bene così, in base all'avversario giocheremo. Possiamo dire che è la vittoria del gruppo di Cozza. No, questa non è la vittoria, perché se vincere è la vittoria del gruppo di Coz. Questa è la vittoria dei sacrifici che abbiamo fatto durante la settimana, anche nelle altre settimane, quando abbiamo anche perso. Catanzaro ha sempre disputato buone partite, poi non ha raccolto, però pazienza, vuol dire che inizieremo a raccogliere ora. Mister, quanto è pesato l'errore di Fiorenti? Ma non è pesato, l'attaccante ci sta che davanti al portiere vuole fare gol. Dispiace Però quello era il per... compagno Non, vicino. sì, dispiace più che altro per lui, perché uno che voleva fare gol e purtroppo ha sbagliato, però non è che devo andare a mettere in croce l'attaccante. Dispiace per il gol subito sul rigore e l'espulsione, perché anche oggi abbiamo giocato in 10 e dispiace. Un gran gioco nel primo tempo, un grande cuore nel secondo. Questo è il Calanzaro che fondamentalmente vuole la tifoseria, ma credo che voglia anche lei. Io direi che il Catanzaro oggi ha disputato una buona partita. Secondo tempo in 10 su un campo difficile, abbiamo giocato contro una squadra che non giocava a calcio, giocava solo palla lunga sugli attaccanti. Può darsi pure che è un modo loro di giocare. Hanno raccolto fino ad ora 15 punti. Credo che per fare questo tipo di gioco vuol dire che hanno gli elementi giusti. Noi siamo una squadra che, se non giochiamo tutti per lo stesso obiettivo, non giochiamo bene. Giocando per lo stesso obiettivo portiamo a casa risultati importanti. Orchi? Orchi bene come tutti gli altri, ha fatto una buona partita, un 93 dove ha disputato una buona partita, su una partita difficile, su un campo difficile, è stato condizionato da un'ammonizione che secondo me non c'era, come tantissimi altri episodi che ci sono stati, dove direi che secondo me la terna oggi qualche errore l'ha fatto, non per l'espulsione, che l'espulsione ci stava, su alcune decisioni, sono state anche pesanti per quanto riguarda noi. A Perugia è davvero iniziato un nuovo ciclo per il Catanzaro. Non è che è iniziato a Perugia, noi, come ho già detto, il nostro obiettivo è quello di raggiungere una salvezza importante. Quest'anno serve per capire la categoria e poi l'anno prossimo il Catanzaro è normale, deve puntare a vincere. Se poi quest'anno si riesce a raccogliere qualcosa in più di una salvezza, ben venga. Però l'obiettivo del Catanzaro è una salvezza e cercare di uscire prima possibile dai bassi fondi. Un'altra possiamo. Mi è sembrato l'unico neo dal punto di vista tattico, tecnico, se la partita è stata sui tre calcio d'angolo del secondo tempo, su cui il Prato ha creato le uniche occasioni. Calcio d'angolo del Catanzaro a favore, e tre volte sono ripartiti. C'è qualcuno che non si sistemava male, oppure è il campo che ha creato i tempi, non dava i tempi giusti dell'entrata per Io l'inizio? direi che il campo un po' ci ha penalizzato, però come ha penalizzato noi, anzi ha penalizzato più noi, perché noi siamo una squadra che giochiamo palla a terra. Loro giocano lanci lunghi, la spizzicata, la palla che prende velocità sul terreno di gioco, e ci hanno creato qualche problema. Però se uno va a vedere poi le occasioni da gol, loro hanno avuto una palla gol davanti al portiere su un fuorigioco di 2 metri. Mi meraviglio che l'assistente non abbia tirato sulla bandierina. A noi ci ha tirato sulla bandierina su un fallo laterale, quindi fa capire. Io sono del parere che quando si sceglie una terna arbitrale deve mandare gente competente, non che loro può darsi che capita dalla giornata storta, però bisogna fare le cose per bene, perché le squadre si giocano una permanenza in un campionato importante, si giocano anche, anzi direi allenatore, non allenatore, giocatore, si giocano una partita fatta per bene e poi per un errore di un assistente o di un arbitro ci creano il casino. Oggi è andata bene come domenica a Perugia, abbiamo disputato una buona partita e siamo contenti. Speriamo che da oggi in poi vanno tutte bene. Questo è il nostro. L'ultimissimo. Va bene. Oggi siamo contenti. Si è detto e si è visto commosso. Il suo stato d'animo adesso, oggi, qual è? Un Ma sorriso, mister. La vedo un po'. Ma il sorriso è all'altezza. È commosso anche lui, no? Si il vede, mio ragazzi. stato d'animo è quello di cercare di portare una squadra sopra altre 5 squadre, 6, che è il nostro obiettivo. Finché non raggiungo l'obiettivo, non ci sono né sorrisi né niente. L'obiettivo del Catanzaro è quello. Poi il Signore sa dove arriverà il Catanzaro. Noi speriamo di raggiungere una salvezza tranquilla. Cosa bisogna? Una bella domanda.
cosa bisogna fare? È il momento che ci gira così e ci dobbiamo adattare. Speriamo che capita anche agli avversari di giocare contro di noi in 10. Questo è quello che mi auguro. Vabbè, come infatti domenica scorsa Peruzzi ha giocato pure in 10, no? Possiamo dire che, insomma, tra l'altro lei sta ritrovando anche coloro i quali magari in un primo minuto, in una prima fase del campionato non stavano giocando benissimo, no? Insomma, i vari quadri, i squillaggi, adesso finalmente si rivedono quelli che avevamo imparato a conoscere anche nello scorso campionato. Ma questi sono elementi importanti, sono giocatori importanti. Poi è normale, siamo partiti male, non c'è, dopo la prima di campionato abbiamo avuto dei risultati che nessuno di noi poteva mai immaginare. Ci siamo trovati in classifica là sotto, lo stiamo cercando di risalire. Noi dobbiamo solo cercare di raccogliere. Ora ci godiamo questa vittoria e dobbiamo pensare già alla prossima, che è uno scontro diretto contro la Carrarese, dove ci giochiamo un bel pezzettino di stagione. Mi dà un giudizio su Russotto, insomma, un acquisto spettacolare. Russotto non è che lo scopro io, Russotto è un giocatore di altre categorie. Non c'entra niente né con la C1 né con la C2, la B potrebbe anche stare un po' stretta. Per me è un giocatore da Serie A, perché giocatore con questo calibro e questo modo di giocare in Serie A italiani non ce ne stanno. Forse dico, i prossimi acquisti dovranno essere, insomma, poi si spera a livello di Russotto, anche con l'esperienza di uno come Russotto, probabilmente bisogna andare sulle certezze adesso. Ma noi le certezze le stiamo già trovando, abbiamo già trovato domenica scorsa, abbiamo trovato oggi. Noi lavoriamo su quello che è possibile andare a prendere, di sicuro quelli che il 22 tireremo le somme di quello che avremmo fatto nella prima parte del campionato. Noi siamo una squadra che, se giochiamo da Catanzaro, da squadra compatta, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Quindi per me il mercato, assieme al presidente e al direttore, è già iniziato da parecchio, quindi noi stiamo cercando di trovare gli elementi giusti, se riusciamo a trovarli, per il Catanzaro, altrimenti io con questa squadra sono convinto che si possa raggiungere una salvezza tranquilla. Che giudizio dà del fatto che appunto abbiamo ottenuto un direttore sportivo? Ma il direttore sportivo è un direttore che abbiamo scelto con cura, anche perché non è che andavamo a prendere direttori sportivi che sono abituati a fare fallire le squadre. Noi abbiamo preso una persona competente, una persona per bene e una persona che sa quello che il Catanzaro vuole. Può essere di grande aiuto anche a lei. Non è che una figura intermedia, è una persona che abbiamo scelto assieme, una persona che capisce di calcio, possa avere un confronto giornaliero per quanto riguarda l'allenamento e le partite che prima non avevo. Quindi sono contento, perché almeno mi posso confrontare tutti i giorni con una persona competente. Il cuore di Benedetti, da lì bisogna partire, dal cuore di Benedetti. No, io direi che bisogna partire dal numero 1 fino al numero 18, perché oggi hanno dato tutti un grosso contributo. Tutti.